Martedì 4 luglio, ben ritrovati anche quest'oggi, 7 Live, anche quest'oggi la nostra informazione in diretta. In apertura vi diamo il buongiorno insieme all'avvocato Domenico Del Gaudio. Avvocato, buongiorno, grazie di essere qui con noi, perché con l'avvocato Domenico Del Gaudio vogliamo tornare su un servizio che vi abbiamo proposto nello scorso fine settimana. Siamo stati a Montano Antilia, siamo stati ospiti della signora Elena Galietta e abbiamo ascoltato le sue parole davvero di denuncia di quella che è un'attuale situazione, dell'attuale situazione in cui versa la bretella che dovrebbe collegare in maniera più veloce la Cilentana con i comuni di Montano, Alfano e Laurino. L'avvocato Domenico Del Gaudio è il legale della signora Elena Galietta e ci aiuterà a capire meglio, ecco, qual è la situazione oggi, ma soprattutto che cosa è accaduto nel corso degli ultimi 20-25 anni. Avvocato, più o meno siamo lì? È maggiorenne la vicenda. Allora, avvocato, prima di darle la parola, riascoltiamo un breve passaggio della lunga intervista che abbiamo realizzato con la signora Elena Galietta. Sentiamo insieme. Quanta rabbia c'è? Tanta, tanta, che se avesse nelle mani il responsabile non so che cosa farei, e se le gambe si prestavano sarei andata in provincia, forse con un mitra avrei risolto qualcosa di più. Pochi chilometri di strada che si E beh, avvocato, questo era solo l'inizio dell'intervista, però in quelle poche battute, no, la signora Elena Galietta ci fa comprendere qual è oggi il suo stato d'animo. Allora, qual è la situazione, avvocato? Dunque, questa è una situazione che non è che nasce oggi, è una situazione annosa che si trascina ormai da molti anni ed è la situazione propria di una signora ultra ottantenne affetta da gravi patologie che impongono il ricorso a prestazioni sanitarie continue e che però si trova in una condizione abitativa che sostanzialmente è di pressoché totale isolamento. Beh, abbiamo visto, no? Abbiamo avuto problemi anche noi, no? A raggiungere la casa della signora Galietta. Per cui, voglio dire, questa iniziativa che la signora Galietta ha inteso prendere attraverso la vostra emittente non aveva e non ha alcuna intenzione di alimentare polemiche o di attribuire responsabilità o colpe o distribuire meriti. Semplicemente la signora Galietta ha inteso manifestare una situazione di disagio. Io chiedo, mi permetto di evidenziare ciò con molta pacatezza, in quanti sarebbero capaci nell'attualità di vivere in una abitazione al di fuori del centro abitato e anche di parecchio, da sola, con gravi patologie, con necessità di assistenza continua e non avere la possibilità di un accesso normale, non dico eccezionale, di un accesso normale all'abitazione. Dopodiché nel prendere questa iniziativa, qui, torno casa, a dove ripetere, c'era l'attività, poi arriveremo anche all'attività. Certo, non è che si è inteso attribuire colpe o responsabilità. Le colpe e le responsabilità, se mai ve ne sono e se la signora ne avrà intenzione, le si attribuiscono nelle sedi opportune. In questa iniziativa altro non vi è che lo sfogo di una persona che vive e che permane in questa condizione. Ecco, avvocato, mi piace sottolineare questa situazione. Ecco, lei è il legale della signora Elena Galietta, certo. Non dopo l'intervista che abbiamo realizzato. No, assolutamente. Ecco, da anni che certo, la signora Elena vive questo disagio e che naturalmente si è rivolta a lei per cercare di capire. Certo, no? La signora vive questo disagio da anni lo vive. Da prima lo ha vissuto come imprenditrice, poi lo ha vissuto da ultimo anche nella sua fragilità di persona anziana e malata. Perché come imprenditrice? Perché credo sia ancora nella memoria del comprensorio un'attività, quella del ristorante Crème Caramel, che da alcuni decenni aveva iniziato la propria attività. La signora purtroppo, insieme con il socio, che peraltro è passato a miglior vita, prematuramente,
si è ritrovata all'indomani dell'avvio di questa opera pubblica che veniva percepita, era e ahimè lo è ancora, una speranza di rilancio di quei territori e di quelle zone, gestiva un'attività di ristorazione che aveva una sua dimensione, un suo successo. Voi avete visto com'è quella strada, sì. Non è che quella strada è così da oggi, quella strada fu una strada, dopodiché è diventato un cantiere, aperto e mai chiuso. Ecco, in tutti questi anni mai un po' di asfalto, mai un minimo di intervento. Ma guardi, dottoressa, lì c'è proprio un problema di capire proprio lo status giuridico di quella fascia di terreno che, delimitata a monte dai muri che ha realizzato la provincia in esecuzione dell'appalto a suo tempo espletato, è quella che dovrebbe essere la carreggiata stradale. Che cos'è? È una strada? Che cos'è? Dal punto di vista giuridico, io chiedo, domando, ecco. È una strada? Cioè, è un cantiere? In questi anni non è venuto a capo? Lì abbiamo avuto per molti decenni, è rimasto fisso un cartello con cui erano indicati i termini dell'appalto, i responsabili e tutto il resto appresso. Sostanzialmente non si comprende, non si è compreso nel corso degli anni che cosa fosse. Io per altre vicende professionali ho dovuto difendere dei miei assistiti che venivano chiamati a rispondere di ciò che veniva rinvenuto qui ai margini di questa... Sono nel 2018 queste immagini. Ciò che veniva rinvenuto... perché costituivano elementi di rifiuti anche pericolosi dopo che avevano subito l'esproprio da parte dell'ente che doveva realizzare l'opera, e venivano chiamati loro a rispondere degli accusi, cioè proprio una confusione totale anche da questo punto di vista, per cui è una vicenda che ha del paradossale ed è questa, per cui la signora che ha subito questa situazione, ma non è la sola, che ha subito questa situazione, già da tempo mi aveva chiesto di interessarmi sotto un profilo legale di questa situazione. È memore di un senso delle istituzioni che, ahimè, oggi è sempre meno rinvenibile, ha ritenuto di evitare, proprio per non ostacolare il completamento dell'opera, di evitare di andare a fare delle azioni legali, che potevano essere di diverso tipo, proprio per non mettere ulteriori problemi su una situazione già problematica. Per cui se oggi la signora, dopo 25 anni, dice una parola, tenendo conto delle condizioni in cui lei si trova, mi pare veramente che non ci sia da meravigliarsi, non ci sia da meravigliarsi, e che probabilmente ognuno di noi forse avrebbe reagito in maniera anche diversa molto prima. Quindi, avvocato, voglio dire, è legittima la più che rabbia la delusione, no, della signora Elena Galietta. Insomma, da un anno sono stati appaltati i lavori, se non sbaglio. Allora possiamo però, a chi ci rivolgiamo in questo momento, avvocato? Alla provincia di Salerno? L'unico interlocutore che credo possa essere chiamato a rispondere di questa situazione, cioè l'ente provincia Salerno, che a partire dal lontano 1998, presidente Alfonso Andria, assessore alla viabilità, il dottore Sabatella, se non sbaglio, si fecero carico di una problematica esposta con forza dal territorio, di creare un collegamento veloce tra i paesi dell'entroterra, mi riferisco soprattutto a Rofrano, Alfano, Laurito e da ultimo anche Montano, anche se in misura minore, un collegamento veloce con l'asse viario che in quegli anni si andava a completare, la Cilentana nel tratto tra Futani e Cendola. Nasce allora quest'opera, la politica recepisce allora questa esigenza, dopodiché la pratica dal livello politico passa nelle mani del livello burocratico, di questo famoso famigerato livello burocratico degli apparati pubblici italiani, che hanno tenuto in mano questa cosa nel modo in cui l'hanno tenuta in mano fino ad oggi. E se oggi si intravede, e nessuno disconosce ciò,
si intravede uno spiraglio, lo si intravede perché a livello politico è stato richiesto di assumere delle iniziative straordinarie al di fuori della ordinarietà che non dovrebbero essere chieste a livello politico. Gli si è chiesto di attribuirsi, di assumere delle iniziative e se ne dà merito a chi lo ha fatto, non lo si disconosce, si dà merito a chi l'ha fatto, si dà merito a chi lo ha fatto, tranquilli. Non vi è una intenzione di disconoscere i meriti, però consentite a un cittadino che patisce da 25 anni questa condizione e diamogli perlomeno la possibilità di dire sto male, sto molto male in questa situazione. O non gliela vogliamo dare nemmeno questa possibilità. Per cui chi rappresenta le istituzioni dovrebbe comprendere che al di là del ruolo individuale svolto nell'espletamento della funzione, rappresenta le istituzioni. Di fronte ad una situazione del genere, le istituzioni e chi le rappresenta, immagino che debbano avere un solo atteggiamento possibile, piegare la testa e dire purtroppo è andata così, cercheremo di ovviare al più presto. Dopodiché la signora nella sua intervista, torno a ripetere, non lo ha fatto lei, non lo faccio io, non intendiamo scendere, portare, andare sul livello della polemica politica, anche perché il vostro servizio non ne dà nemmeno la, non ne dà nemmeno la possibilità, è un servizio che si è limitato a prendere atto di una condizione di disagio di una cittadina che ha parlato per sé, ma che probabilmente ha esposto il disagio che appartiene a tanti, per lei è più acuto. Quindi con tranquillità e con calma prendiamo atto di questa condizione di difficoltà, prendiamo atto degli sforzi titanici, eroici, fino al punto da buttare il sangue che sono stati svolti. Ne rendiamo anche merito a chi lo ha fatto, ancorché probabilmente non gli competeva perché è dovuto andare oltre i limiti della funzione che si svolge, però consentite al cittadino di avere almeno la possibilità di dire sto male, cerchiamo di abbreviare questa mia condizione di difficoltà. Tutto qua. Anche perché la signora aveva avuto insomma l'assicurazione che dopo tanti anni di attesa i lavori sarebbero partiti insomma qualche mese fa, ha voluto fare l'intervista ai nostri micro proprio per avere, come dire, certezza dell'avvio dei lavori in tempi rapidi. Per la signora, ecco, oggi credo si sia determinata, per quello che mi ha detto, a fare questa iniziativa, perché qualcuno in qualche modo l'aveva rassicurata che lo dice anche nella nostra intervista, qui la vediamo insomma con il governatore De Luca qualche anno fa a Palinuro, entro il mese di testimonianza che si è sempre data da fare, no, per risolvere questo problema. Qui siamo a quattro anni fa. Insomma. Infatti, la signora era convinta che, o le era stato in qualche modo data l'assicurazione che entro il mese di maggio scorso in qualche modo le opere sarebbero state completate. Però evidentemente non avevamo fatto ancora bene i conti con le esigenze della burocrazia che sovrintende all'espletamento di queste attività. La signora si è determinata a fare ciò perché continua a non vedere la luce in fondo al tunnel. Dopodiché mi si sia consentito, l'abbiamo vista la signora parlare con il governatore De Luca. C'è un'altra precisazione da fare. La signora non ricopre cariche pubbliche dal lontano 1994 e le cariche che ha ricoperto non sono andate oltre il livello, credo, del consigliere comunale. Quindi voglio dire, non è che si possa dire che lei si voglia attribuire, se si è fatta, è andata a parlare con il governatore De Luca in una delle occasioni in cui il governatore è stato in zona, lo ha fatto come privata cittadina, a manifestare anche lì un disagio. Poi, torno a ripetere, merito a chi si è fatto carico di questo problema e si è sforzato, al di là dei limiti che la funzione che svolge, ma non è che questo possa impedire al cittadino che patisce una condizione penalizzante, quantomeno di dire scusatemi, io sono qua, ancora sto aspettando. Cioè, per cui con tranquillità e con calma prendiamo atto, anche facciamoci carico anche della condizione. Non ci sono passionarie, c'è una persona che è in difficoltà, una persona di oltre 80 anni, malata, con una grave patologia, di fronte a ciò.
bisogna semplicemente alzare le mani, che non ha inteso con questa iniziativa né attribuirsi meriti, né attribuirne, né distribuire colpe, e anzi, lì dove c'è stato qualcuno che si è adoperato al di là dei limiti, torno a ripetere, della propria funzione, non credo che la signora lo abbia disconosciuto. Però sia consentito che in tutto questo excursus di questa vicenda, qualche anomalia c'è, qualche anomalia c'è. E allora adesso la signora valuterà se sono maturate le condizioni per poter far valere, se ve ne sono, delle responsabilità. Finora ha ritenuto di dover rimanere su un piano di vigile attesa. Se ci sono le condizioni e la signora riterrà di farlo, verificheremo se e come eventualmente far emergere queste responsabilità. Però in questo momento le sia consentito di esprimere con tranquillità il proprio disagio. Parla di una persona malata, dottore, no? Ma malata, cioè non è che dice una persona malata che ha l'influenza e non si può andare a curare. La signora ha delle patologie serie. Serie che ne impongono anche il trasferimento frequente presso l'ospedale. Strutture ospedaliere e presso strutture sanitarie. Quindi rendiamoci conto. Mi piacerebbe un giorno riuscire ad organizzare questa cosa, prendere i rappresentanti delle istituzioni, adagiarli su una ambulanza e portarli a fare quel percorso, ecco, 3-4 volte alla settimana. Su questa strada. Ecco, forse così si capirebbe perché la signora, si riuscirebbe a capire subito, intuitivamente, perché la signora ha fatto questa iniziativa, ha intrapreso questa iniziativa. Forse ha aspettato troppo, avvocato. Lei l'ha detto, ripeto, l'ha fatto per un grande senso di responsabilità. Signora, ecco. Benissimo, io non lo so perché non abbiamo approfondito, il mandato si è fermato, che mi è stato conferito, si è fermato alla fase preliminare dello studio. Avremmo dovuto fare accesso agli atti, acquisire documenti, prendere atti. Da qualche notizia che viene fuori, in qualche modo, probabilmente c'era materiale su cui lavorare. La signora ha detto, se noi intraprendiamo questa strada, e lo ha detto, vedete, la signora Galietta, che io conosco dalla nascita, che ha svolto anche un'attività, chiamiamola politica, è stata una delle prime donne impegnate in politica su questo territorio. La signora appartiene a quella generazione di politici che nella scala del loro impegno, prima ancora di impegnarsi in politica, avevano coltivato e conservano il senso delle istituzioni, che è cosa diversa dalla polemica politica, dal livello politico, il senso delle istituzioni. Quell'opera andava fatta, perché e va fatta, e va reso merito a chi ne consente la realizzazione. La signora, immaginando che da una sua azione legale potessero derivare delle conseguenze rispetto al compimento dell'opera, ha detto non andiamo a perturbare. Lasciamo, perché il mio interesse è quello che si completi l'opera, un interesse mio, ma che è un interesse diffuso e generalizzato di tutto il comprensorio. E ragionando in questi termini, si è fermata, anche se non è piacevole sentirsi dire che l'opera che lei, l'infrastruttura che lei ha messo in piedi con tanto sacrificio è un rottame, è diventato un rottame, o che quello è il segno di un fallimento personale. Non è piacevole sentirselo dire. Parliamo dell'attività di ristorazione. Però la signora si è dovuta sobbarcare anche questi insulti. Cioè, voglio dire, lei non ha inteso minimamente né ingiuriare, né diffamare, né semplicemente ha espresso un disagio. Prendiamone atto. Di fronte a una manifestazione di tal genere che proviene da un soggetto che è nelle condizioni in cui è lei, che cosa bisogna fare? Cosa, chi, ognuno di noi, prima ancora che il rappresentante delle istituzioni, l'uomo, quale atteggiamento deve assumere l'uomo? Facciamolo venire fuori, l'uomo che è in noi, di fronte a queste situazioni, facciamoci carico del disagio
della difficoltà di una persona che si trova nelle condizioni in cui si trova questa signora. Questo è quello che io mi sento di dire. E con ciò, fuori dalle polemiche, fuori dalle diatribe che non ci interessano, non ci hanno mai interessato, la signora ha interesse a realizzare nel più breve tempo possibile l'opera che consenta a lei e a tutti i fruitori futuri di quella strada di poterla percorrere in sicurezza, con tempi ragionevoli e in modo tale da poter avere la possibilità di espandere le proprie possibilità di vita. Tutto qua. Avvocato, noi la ringraziamo, speriamo bene di rivederci in occasione dell'inaugurazione dei lavori, insomma, questo servizio per la signora Galietta probabilmente ha già dato i suoi risultati. All'inaugurazione, no? dei lavori, sarà bene che partecipino coloro che con sforzi titanici, giunti fino alla profusione di sangue, hanno reso possibile questa cosa, e noi siamo i primi a rendergliene merito. Però non possiamo cancellare, però chiederemmo di fare in modo che per il futuro, quando si deciderà di intraprendere un'opera, si esiga dal livello che deve svolgere in maniera efficace e in tempi ragionevoli certe cose, di farlo, e questo per un interesse egoistico, per evitare di profondere poi altro sangue. Tutto qua. Grazie avvocato. Allora ci saluti la signora Elena Galietta. Con grande piacere. Un abbraccio, grazie mille per le sue parole.